La seduta del 21 maggio. Ripresa la discussione sulle partecipate. Il CAL e il patto di stabilità. Proposte di riforma della caccia. 7 giorni in consiglio. Nella seduta del 21 maggio in Consiglio regionale è stata svolta la comunicazione dell'assessore sul provvedimento per le società partecipate. Il testo di riordino delle società regionali è poi rinviato in commissione per un approfondimento. L'Assemblea ha poi proseguito il dibattito sulla proposta di legge di abolizione dei tre garanti dei diritti dell'infanzia, dei detenuti e quello degli animali. In primo piano. Con la comunicazione dell'assessore regionale alle partecipate è ripreso in aula nella seduta del 21 maggio l'esame del provvedimento sulle società partecipate. Il piano di razionalizzazione, la cui discussione era cominciata martedì 9 aprile in Consiglio regionale, prevede una riorganizzazione del portafoglio azionario della Regione con un riordino complessivo delle partecipazioni e l'introduzione di una serie di vincoli operativi e retributivi. Dopo ampio dibattito, il provvedimento è stato rinviato in commissione per approfondimenti. Rivedere in termini strutturali il patto di stabilità affinché tenga conto della virtuosità delle gestioni di bilancio e delle diverse dimensioni demografiche e capacità finanziarie e amministrative degli enti locali. È quanto chiede il Consiglio delle Autonomie Locali a Giunta e Consiglio regionale con un ordine del giorno approvato all'unanimità nella seduta del 22 maggio. Il documento invita a ricercare le soluzioni possibili per risolvere i problemi connessi agli effetti della riduzione dei trasferimenti statali e all'attribuzione agli enti locali di compiti di esazione per conto dello Stato. È iniziato in terza commissione l'esame delle tre proposte di riforma della caccia. Il primo è il disegno di legge della Giunta regionale, che intende rivedere la gestione, la tutela faunistica e la programmazione del territorio rurale piemontese. Le altre due sono proposte di legge, presentate rispettivamente dal gruppo Verdi Verdi la prima e dai gruppi Insieme per Bresso, Federazione della Sinistra, SEL e un consigliere del PD la seconda. In breve. Il ruolo chiave delle donne nella resistenza iraniana è stato questo l'argomento analizzato e discusso nel convegno promosso e organizzato dall'Associazione per il Tibet in collaborazione con la Consulta torinese e l'Associazione Iran Libero e Democratico. A Palazzo Lascaris sono intervenuti diversi esuli, i rappresentanti di Amnesty International e del Consiglio nazionale della resistenza iraniana. Un congresso importantissimo che ha centrato due elementi: l'importanza della democrazia in Iran per la pace in tutto il Medio Oriente e il rispetto fondamentale dei diritti delle donne, quale precondizione necessaria perché tutti i diritti umani siano compiutamente rispettati. Il regime iraniano tiene sotto il tiro le donne iraniane e nonostante tutto questo loro continuano a combattere contro questo regime e nella battaglia contro questo regime hanno un ruolo molto importante e sono sempre nella prima fila. Vorrei parlare delle donne della resistenza iraniana, che è presidente del Consiglio nazionale della resistenza iraniana e signora Mariam Rajavi. 75 dei membri di questo consiglio sono le donne. Vorrei parlare del Mujahideen del Popolo, organizzazione del Mujahideen del Popolo, dove il 52% delle donne hanno dei ruoli molto importanti e determinanti. Majdanek in Polonia fu un campo di sterminio meno noto rispetto a Mauthausen e altri, ma non certamente meno efferato e fu il primo liberato dai russi nel 1944. I docenti dell'Istituto Guarino Guarini di Torino, Antonella Filippi e Lino Ferracin, con i loro allievi, hanno realizzato una voluminosa ricerca, deportati italiani nel lager di Majdanek. Il lavoro è stato presentato a Palazzo Lascaris al vicepresidente delegato al Comitato Resistenza e Costituzione Roberto Placido, alla presenza del direttore e dell'archivista del Museo Statale di Majdanek, Thomas Kranz e Marta Jablowska, e Barbara Stasiowska, presidente della Comunità Polacca di Torino.
È visibile a Palazzo Lascaris fino al 28 giugno la mostra Naturalmente, dipinti e fogli botanici dal Piemonte. La rassegna curata da Gianluigi Giampuzzi propone una selezione di opere del pittore alessandrino Fabrizio Cordara, ispirate al paesaggio piemontese e realizzate con tecnica mista. Abbinate sono visibili varie fotografie dell'erbario di Alfonso e Ada Sella, realizzate da Angelo Garoglio e messe a disposizione dal Museo Regionale di Scienze Naturali. Questa mostra è nata da un progetto sul Piemonte, sulle bellezze del Piemonte, quindi non solo sull'Alessandrino, visto che l'artista è di Alessandria, con un significato però molto importante, perché l'uomo senza la natura non può esistere. Solo scoprendo e riscoprendo la natura può riscoprire se stesso e dialogare sia con il prossimo che con il mondo che lo circonda in una maniera diversa. Questo è praticamente il leitmotiv della mostra. Alla lettura delle etichette dei prodotti alimentari è stata dedicata la seconda conferenza sul cibo organizzata dalla Biblioteca della Regione. Sono state confrontate le nuove etichette europee con quelle narranti lanciate da Slow Food. Sull'argomento sono intervenuti Erika Varese, del Dipartimento di Scienze Merceologiche dell'Università di Torino, e Piero Sardo, presidente della Fondazione Slow Food per la Biodiversità. L'etichettatura dei prodotti alimentari può essere considerata come la carta d'identità di un prodotto. In essa sono presenti indicazioni obbligatorie e indicazioni volontarie. Tra le indicazioni obbligatorie ricordiamo ad esempio la denominazione dell'alimento, che è il nome con cui il prodotto viene presentato al consumatore. I consumatori hanno la necessità di comprendere tutte quelle che sono le indicazioni obbligatorie. Poi ci sono tutta una serie di indicazioni facoltative che possono rendere più accattivante per il consumatore l'acquisto di un determinato prodotto. Tutti parlano di trasparenza, di tracciabilità, ma se dovessimo porci una domanda, le etichette attuali ci garantiscono la trasparenza e la tracciabilità? Io direi di no. Noi come Slow Food diciamo di no, non sono sufficienti. Occorre aumentare le informazioni che ci sono sull'etichetta, occorre dare più spazio alle filiere produttive, occorre far capire dove e come si produce e quanta sostenibilità c'è in un prodotto. Noi l'abbiamo chiamato appunto etichetta narrante ed è un progetto che è partito ora. 78 studenti di 13 istituti superiori del Piemonte hanno partecipato al viaggio studio in Austria, al campo di concentramento di Mauthausen e al memoriale di Güssen, come premio per aver vinto l'annuale progetto di storia contemporanea promosso dal Comitato Regionale Resistenza e Costituzione, in collaborazione con le province piemontesi e la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale. Sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte è stato pubblicato l'avviso pubblico per presentare le domande per la costituzione dell'elenco dei candidati al Collegio del Revisore dei Conti della Regione Piemonte. Le domande dovranno pervenire entro il 6 giugno 2013. Avviso e modulistica sono sul sito del Consiglio regionale. Con l'appuntamento di Vallemosso Biella di venerdì 7 giugno alle 16.30 in Sala Biagi, via Roma 42, si conclude il primo ciclo di presentazioni del progetto La Città Sicura, promosso dalla Consulta delle Elette. Un piccolo manuale indirizzato in particolare alle donne per muoversi in città in tutta sicurezza. A settembre riprenderanno le presentazioni in altri comuni del Piemonte. I 200 anni della nascita di due giganti della musica, Giuseppe Verdi e Richard Wagner, faranno da sfondo al tradizionale concerto per la Festa della Repubblica organizzato dal Consiglio regionale in collaborazione con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI. Appuntamento domenica 2 giugno alle ore 20.30 presso l'Auditorium RAI di Torino con un ricco programma di sala che vedrà tra gli altri brani tratti da Il Trovatore, Nabucco, L'Olandese Volante, sotto la guida del direttore Daniele Rustioni. L'ingresso è libero fino a esaurimento posti, previo ritiro dell'invito presso gli sportelli dell'auditorium. Fa tappa nel cortile d'onore di Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale del Piemonte, venerdì 31 maggio alle 18, Piemonte in Canto, Festival della Coralità Piemontese 2013. Organizzato dall'Associazione Cori Piemontesi, il cartellone propone, dal 1 maggio all'8 dicembre, 22 concerti su tutto il territorio regionale, cui partecipano oltre 60 gruppi corali.
Ad alternarsi sul palco a Palazzo Lascaris saranno i cori Andolla di Villa d'Ossola, VCO, La Rupe di Quincinetto, Torino e il coro polifonico giovanile Vox Viva di Torino. L'ingresso è libero fino all'esaurimento dei posti disponibili. C'è un'autorità in ogni regione d'Italia dove puoi avere giustizia per i tuoi problemi con le telecomunicazioni. È il Corecom. Bollette sbagliate, sospensione del servizio, servizi non richiesti, mancata o ritardata attivazione del telefono di casa, di internet o del cellulare. Questo servizio funziona. È gratis.